Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio comunale dell'Antella, dove per la 23esima giornata del girone B di eccellenza si sta per giocare il derby tutto fiorentino fra Antella e Fortis Juventus. Come sempre TV Prato vi propone i match più interessanti del girone B di eccellenza. Al microfono Andrea Labbate, alle riprese Emanuele Meoni per questa partita che mette in palio punti importantissimi per entrambe le squadre, sia pure con obiettivi diametralmente opposti. Andiamo subito alla lettura delle formazioni in campo con l'Antella che si schiera da sinistra verso destra secondo il nostro e vostro punto di osservazione in questi primi 45 minuti di gioco, con completo blu con numerazione Fregi Bianchi in campo con D'Ambrosio, Berti, Dolfi, Merciai, Mignani, Banoi, Rontini, Semplici, Tacconi, Bilai e Posarelli. Quindi non c'è il grande ex Francesco Galli, e l'allenatore Stefano Alari porta in panchina, oltre al secondo portiere Canocchi, anche Manetti, Grattarola, Cannarsi, Gualandi, Olivieri e Bargelli. Risponde la Fortis Juventus, che deve fare a meno del capocannoniere del campionato, vale a dire Elia Guidotti, squalificato dal giudice sportivo dopo le 5 ammonizioni ricevute nella stagione, con la quinta appunto nella partita di domenica scorsa contro la Bucinese. Quindi scelte obbligate, diciamo, in attacco per la formazione borghigiana, mentre il match sta per cominciare. Dicevamo delle scelte, il match è cominciato in questo momento. Diciamo, le scelte di Stefano Calderini sono le seguenti, con ovviamente Ian Russo che gioca in coppia davanti a Betti in attacco per la Fortis Juventus. Insomma, questi sono gli 11 di Stefano Calderini: Biagiotti, Mazzoli, La Rosa, Fusi, Vitale, Gurioli, Lenzini, Serotti, Betti, Innocenti e appunto Ian Russo. In panchina, oltre al secondo portiere Bado, troviamo Buonocore, Sozzi, Borgarello, che ha perso per così dire il ballottaggio con Fusi per il ruolo di centrocampista centrale davanti alla difesa, Mazzoni, Cozzolino e Donattini. Mazzoni, che è un ex dell'incontro, avendo giocato nell'Antella nella prima parte del campionato nel girone d'attacco. Dato subito l'occasione per la Fortis con questa conclusione di Betti Alta da ottima posizione. Sono passati soltanto 40 secondi di gioco e subito la capolista si fa trovare pericolosa dalle parti di D'Ambrosio, con questa conclusione di destro di Betti, che non è riuscita a tenere bassa la conclusione. Dicevamo appunto della disposizione tattica della formazione di Borgo San Lorenzo, che ha aggiustato qualcosa queste prime battute. Mi sembra addirittura in campo con la difesa a 3, non con la classica difesa a 4, ma andremo più precisi poi nel corso dell'incontro. Con questa subito palla in verticale per Bilai da parte di Tacconi, palla troppo lunga, Tacconi che è il capitano della formazione bianco-blu, anche il miglior marcatore della formazione antellina. Diciamo così, in una prima occhiata dalla disposizione tattica della Fortis Juventus, mi sembra che Calderini abbia scelto la difesa a 3 formata da Vitale, Gurioli e La Rosa, con Mazzoli a destra e Fusi a sinistra. Fusi, che lo vedete inquadrato in questo momento, sta attendendo il ritorno del pallone in campo e c'ha la fascia di capitano. Fusi, che fra l'altro è stato riqualificato per così dire proprio nei giorni scorsi, perché aveva subito in maniera ingiusta e sbagliata direi una squalifica nel campionato juniores. Lui, che è anche allenatore del settore giovanile della Fortis Juventus, era stato squalificato a tempo fino a fine marzo, ma per un errore di uomo appunto l'arbitro aveva assegnato la squalifica a Michele Fusi, qui inquadrato con la maglia numero 4 della Fortis Juventus. Invece poi la squalifica era dovuta a un altro giocatore, che è stato poi infatti squalificato, e Fusi quindi è tornato disponibile non solo ovviamente come allenatore del settore giovanile della Fortis, ma anche e soprattutto come giocatore della prima squadra della formazione appunto biancoverde. Intanto a terra Manuel Ian Russo, colpito duro nello scontro precedente. Concludiamo la presentazione della disposizione tattica della Fortis Juventus, con il centrocampo che è imperniato quest'oggi su Lenzini, con Serotti alla destra e Innocenti alla sinistra, mezzala a destra e mezzala a sinistra per la precisione, e le due punte che sono Betti e Ian Russo. Quindi un 3-5-2 scelto da Stefano Calderini per la partita di oggi. Tanto le cure del caso da parte dello staff sanitario della Fortis Juventus a Manuel Ian Russo, l'ex giocatore dello Scandicci. Ricevuto una botta abbastanza dura, anche se l'arbitro lo ha ritenuto uno scontro di gioco non falloso, quindi non meritevole di una punizione. Vedete Ian Russo che abbandona momentaneamente, ci auguriamo, il campo.
la botta al costato destro. Tanto rimette in gioco l'Antella, che prevedibilmente credo restituirà il pallone alla Fordi Svenzo, che era in possesso dello stesso al momento dell'infortunio di Emanuele Russo. Biagiotti, l'ex portiere della Pianese, fa subito ripartire il gioco verso la rosa. Pallone che rimbalza un po' su un campo un po' gibboso. Innocenti riconquista un bel pallone, va via in dribbling, poi tocca bene per Serotti, che apre sulla fascia destra per la corrente Mazzoli. La chiusura però della difesa dell'Antella molto puntuale nell'occasione. Riparte però Serotti davanti alla panchina occupata da Stefano Calderini, lo vedete in piedi con col piumino nero. Serotti lascia a Mazzoli, dentro per Iarrusso, la finta, Betti provano a duettare i due attaccanti della Fortis Juventus, finisce con perdere il pallone Betti, rinvio della difesa Antellina, Vitale difende il pallone, c'è Gurioli a fare buona guardia, tocca per la rosa. Lancio lungo con il mancino, ricerca di Serotti, tocco poi di Merciai. Può ripartire però l'Antella con Tacconi, che va a toccare subito di prima verso Bilai. Bilai taglia il campo da destra verso sinistra, prova addirittura la conclusione, il tiro che non è lontano dal montante, costringe Biagiotti a mettere il pallone in calcio d'angolo. Al quarto minuto di gioco, il primo corner della partita. Corner quindi per la formazione di Stefano Alari. Eccezione fatta per Iarrusso, tutta chiusa dietro la Fordi, la difesa della propria porta, il contrasto subito all'inizio, all'ingresso dell'area di rigore, messa fuori però dalla difesa della Fordi, se direi in maniera regolare. Vi dovevamo ancora la terna, il direttore di gara il signor Nigro della sezione di Prato, assistito dalla Rosa di Firenze, assistente numero uno, quindi fra le due panchine di fronte alla nostra postazione, il signor Misson di Prato invece qua sotto la tribuna da quale vi stiamo parlando, lo vedete in fondo inquadrato con la maglia rosa. Tanto il pallone per Posarelli, che cerca lo spazio per il cross, lo trova, ma il cross è direttamente sul fondo, ma c'è ancora una deviazione, quindi secondo corner consecutivo a favore, di fatto a favore per l'Antella. Buon inizio di personalità da parte della squadra di Stefano Alari, che sta attraversando un buon momento di forma dopo un periodo molto negativo, ne parleremo poi nel corso della telecronaca. Comunque andiamo in cronaca con questo calcio d'angolo battuto da Merciai, colpo di testa, la parata di Biagiotti, il miracolo assoluto di il portiere della Fortis Juventus sul colpo di testa a botta vincente da parte del difensore dell'Antella, che sta ritornando in questo momento, mi sembra Mignani, se non ho visto male, esatto, il colpo di testa proprio di Mignani, liberissimo a centro area, e la parata strepitosa di Biagiotti, che ha avuto davvero un riflesso di gran livello. Subito impegnato in maniera molto molto pericolosa a Biagiotti, si è disimpegnato davvero con una gran riflesso, gran parata. Lo dicevamo, perché l'Antella è in un momento di forma davvero buono, 4 vittorie nelle ultime 5 gare, ultime 5 gare interne, 4 vittorie anche quelle, dopo un periodo in cui la formazione di Stefano Alari aveva pagato per 3 mesi di fatto non riuscendo a vincere. Invece le cose adesso sembrano aver trovato la giusta quadratura per la squadra dell'espertissimo allenatore ex Firenze Ovest. Ricordiamo che è una matricola in campionato, avendo vinto l'anno scorso il campionato di promozione Girone B. Ha pagato lo scotto a inizio stagione. Tanta palla per Iarrusso in area di rigore, si porta il pallone sul destro, la diagonale di Iarrusso che esce sul fondo, non di molto, non c'è deviazione, ma risponde subito la Fortis all'occasione dell'Antella con questa diagonale di Emanuele Iarrusso. Subito 3-4 occasioni importanti in questi primi 7 minuti di gioco. Se tanto mi dà tanto, vedremo sicuramente una bella partita con entrambe le squadre, del resto a caccia dei 3 punti. Competenza cercato da Tacconi, mette giù Bilai, poi contrasto a parte di Innocenti, credo falloso, l'arbitro fa giocare, ma c'è comunque fallo laterale a favore della formazione di casa. Fallo laterale che sarà battuto da Berti. Lungo il rilancio verso Tacconi, colpo di testa di La Rosa, palla ancora per Berti, poi Betti cerca di rubare il pallone, arriva però in suo aiuto Semplici, figlio d'arte,
quindi Posarelli, il rimpallo favorisce Gurioli che alza la testa, prova subito a ripartire verso Mazzoli che sbaglia il controllo del pallone, palla che sfila in fallo laterale e Alari va subito a servire Dolfi per la ripresa del gioco. Difesa 4 per l'Antella con Berti e Dolfi sulle fasce, Mignani e Banoi centrali. Tanto la conclusione, ancora Biagiotti, un intervento ancora decisivo sulla conclusione, molto molto pericolosa da parte di Posarelli, se non ho visto male. Anzi no, forse è Rontini, esatto, è proprio Rontini che ha calciato da fuori, palla che calava pericolosamente. Ancora un corner quindi per l'Antella che ha cominciato questa partita davvero a sprombattuto con almeno due clamorose occasioni da rete che Biagiotti ha saputo sventare. Tanto il sinistro in area di rigore di Merciai mette fuori Betti, caccia il pallone Innocenti, lo anticipa però nettamente Dolfi e mette il pallone sul fondo. Fortis che chiaramente qualcosa dietro deve sistemare, assenza di Giusto che peraltro sarà prevedibilmente fino alla fine del campionato essendosi rotto il crociato e il collaterale in un incidente 3 settimane fa ormai, ovviamente porta Calderini a studiare qualche contromossa. Oggi aveva pensato appunto alla difesa a 3, a 5 con l'abbassamento di Fusi e Mazzoli in caso di non possesso del pallone. Finora la difesa borghigiana sta soffrendo e non poco di fronte agli attacchi dell'Antella. Prova a reagire adesso la Fortis sulla fascia destra con Elia Serotti. Si porta il pallone sulle mancine, il cross per Betti, basso, mette fuori la difesa. Poi ancora recupera il pallone Lenzini, però lo perde. Può ripartire l'Antella. A sua volta Tacconi sbaglia l'appoggio. Tacconi che più da attaccante sta giocando da centrocampista puro in questa fase dell'incontro. Il pallone è troppo alto per Fusi intanto da parte di Elia Serotti. Di fatto una sola punta per l'Antella che è Posarelli, poi a sostegno 3-4 giocatori con Tacconi subito dietro, Bilai a destra e Rontini a sinistra con Semplici e Merciai, centrocampisti centrali. Intanto l'incursione sulla fascia sinistra di Iarrusso che forse si è toccato il pallone con un braccio, questo perlomeno è l'interpretazione del direttore di gara, il signor Nigro della sezione di Prato. Non è d'accordo sulla decisione proprio l'ex attaccante dello Scandicci, ma questa ormai è la decisione presa dal direttore di gara. Si riprenderà quindi con una punizione a favore dell'Antella all'undicesimo minuto di gioco, ancora 0-0, ma sono successe davvero tante cose in questi primi 11 minuti di gioco qui al comunale dell'Antella. È uno splendido pomeriggio di sole oggi qui nella frazione di Bagno a Ripoli, anche se fa sicuramente freddo perché c'è un discreto vento. Serotti sbaglia il tocco, poi prova a recuperare, arriva Mazzoli in suo sostegno, ancora Serotti, pallone stavolta in cassaforte per il giocatore borghigiano, poi si arrabbia per rimbalzo probabilmente non regolare da parte del pallone, diciamo che specialmente nella zona centrale del campo, il campo è molto molto gibboso, spelacchiato, non è facile controllare il pallone, intanto il colpo di testa di Vitale, poi mette giù Lenzini. Cambia gioco, si fa vedere Fusi sulla fascia sinistra, aggancia bene Fusi, poi però lo anticipa Berti, ancora Fusi, torna su di lui, poi si appoggia a Innocenti, Celenzini a provare a dare un po' di ritmo alla formazione biancoverde. Serotti, buon pressing da parte della formazione bianco-blu che sta coprendo tutti gli spazi, esce ora Tacconi su Gurioli, quindi Innocenti. Come al solito porta il pallone molto bene con il destro, tocco per Lenzini, alza la testa Lenzini, prova a crossare, poi sul tocco di mano di Mignani, l'arbitro comunque assegna fallo laterale a favore della formazione borghigiana che resta quindi in zona d'attacco. Fallo laterale che sarà battuto da Mazzoli, direttamente in area di rigore a ricerca di Betti, anticipato dalla difesa antellina, ancora molto puntuale sul centravanti della Fortis, poi la rosa, omonimo della rosa assistente quest'oggi qui all'Antella, Stefano La Rosa, giocatore della Fortis, Samuele La Rosa è l'assistente invece, assistente numero uno di Nigro. Tanto Serotti cerca di recuperare il pallone ma glielo ruba Mignani, Merciai molto bene, ancora Merciai,
sempre molto presente sul campo Merciai, davvero sicuramente uno dei migliori nell'annata bianco-blu finora. La rosa alza la testa, quindi Vitale prova il lancio lungo verso Betti, pallone complicato per il centravanti, l'uscita del portiere D'Ambrosio senza eccessive difficoltà. D'Ambrosio che è arrivato nella stagione in corso, ex portiere del Lanciotto, aveva di fatto smesso dopo aver appunto l'esperienza a Campi Bisenzio, con un'esperienza di studio lavorativo negli Stati Uniti, è tornato poi in Italia e l'Antella lo ha subito tesserato. Portiere senza dubbio di indubbio valore, indubbiamente, infatti da quando è arrivato lui la difesa dell'Antella ha un po' messo a posto le cose dopo una fase centrale del girone di andata davvero molto complicato, in cui la squadra di Alari ha subito tanti gol, indimenticabile in senso negativo il 7-4 subito alla Strassigna per esempio, ma diverse partite con 3-4 gol al passivo. Adesso le cose stanno funzionando molto meglio invece per la formazione bianco-blu, che si deve difendere però dall'attacco della Fordis con Betti, il suo destro rimpallato dal muro Antellino, poi Taccone a difendere il pallone, si appoggia a Semplici che sbaglia il tocco di prima, prova a ripartire Innocenti, Perfusi al pallone sul piede preferito, il sinistro, il cross sul secondo palo dove arriva Serotti di gran carriera, mette giù il pronto cross di Serotti per Iarrusso, spalle alla porta, si appoggia per il destro di Lenzini direttamente sul fondo. Azione insistita stavolta della Forte Juventus che però non porta a conclusioni pericolosi verso D'Ambrosio, e quindi Antella che ancora una volta se la cava nel miglior modo possibile. Abbiamo passato il primo quarto d'ora della partita e come detto una partita che è cominciata a sprombattuto dalle due parti, soprattutto la parte antellina che ha all'attivo due occasioni molto molto importanti. Prova ancora a cercarne un'altra adesso sulla fascia sinistra con Rontini, viene fermato dalla difesa della Fortis, ma il possesso del pallone è sempre per la squadra dell'Antella. Lancio lungo in direzione di Bilai, pallone però troppo lungo, la rosa va a difendere il pallone, Tacconi parte forse un po' tardi. Dicevamo del momento positivo dell'Antella che nelle ultime 5 gare interne ne ha vinte 4 ed è reduce da 3 vittorie consecutive con Baldaccio Bruni, Bucinese e Lastrigiana. Complessivamente comunque delle 5 partite ne ha vinte 4, avendo perso soltanto 2 settimane fa ad Agliana contro la fortissima Aglianese. L'Antella quindi che è in salute e in piena forma. Avversario quindi da prendere assolutamente con le molle, partita sicuramente complicata per la Forte Juventus, questi primi minuti del resto lo hanno confermato. Antella come detto che ha vissuto un periodo complicato fra la terza e la 14ª giornata del girone d'andata, non riuscendo mai a vincere dopo le prime due vittorie nelle prime due giornate. La squadra era sprofondata al penultimo posto, adesso è risalita fino al quintultimo. Tanto Mugnai, pressing sulla rosa, per alzato un campanile, esce D'Ambrosio senza difficoltà. Antella che soprattutto fra le mura amica è una squadra molto molto complessa da difendere, da attaccare, anzi scusate, perché sa difendersi molto 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 bene. Tocco per destra di Gurioli, salta Merciai. Poi colpo di testa da parte di Dolfi, recupera il pallone Lenzini che attacca sulla fascia destra, cerca di guadagnare almeno fallo laterale, ci riesce davanti alla panchina dello staff mugellano. Serotti per Lenzini, ancora Serotti, prova ad attaccare lo spazio ma si chiude bene l'Antella, quindi Gurioli per la rosa, ora però attacca pieno organico, la Fortis si riversa nella metà campo dell'Antella, tocco verso Betti, poi Vitale a recuperare il pallone su Posarelli, a toccare per Serotti, quindi Mazzolli, Gurioli, Innocenti, pressing molto alto dell'Antella, Lenzini, squadra davvero che attacca ogni pallone l'Antella.
mette sicuramente in difficoltà i portatori di palla della Fortis Juventus, che hanno sempre poche opzioni davanti a sé. Vitale, Mazzolli, tocca per Innocenti, adesso ha un po' di spazio Innocenti, alza la testa, guarda il movimento di Fusi, poi cambia idea, si butta dentro, il tocco per Betti, di prima verso Serotti, ancora Betti, siamo in area di rigore, Betti prova la conclusione, la respinta di D'Ambrosio in calcio d'angolo, stavolta era buona l'azione della Fortis Juventus al 18° minuto di gioco. La migliore azione finora costruita da parte della formazione borghigiana. In questo triangolo fra Betti e Serotti, siamo già a calcio d'angolo, già stato battuto, cross dal settore di destra. Ancora Fortis, pericolosa in area di rigore, mentre stavamo annotando l'occasione precedente. Dai, dai! Il rinvio poi da parte della difesa dell'Antella con Berti. Recupera il pallone però Vitale. Buon momento adesso della Fortis. Lenzini, Mazzolli. Serotti. Ancora Mazzolli. Trova libero Lenzini lì nel cerchio di centrocampo. Il tocco è per Serotti che di prima salta alla grande Dolfi. Prova il cross in area di rigore dove c'è Betti che può aggiustare il pallone. Lo tocca corto verso Fusi. L'errore di Betti proprio nel momento dell'ultimo passaggio. Adesso insiste però la Fortis. Sta prendendo coraggio la formazione di Stefano Calderini. Serotti per Lenzini di prima verso Mazzolli. L'idea non è a male. Vediamo se Mazzolli riesce a tenere il pallone in campo, ce la fa, il cross è basso, Iarrusso la finta, la respinta poi della difesa bianco-blu, colpo di testa di Berti, poi quello di La Rosa, ancora per Lenzini, adesso insiste la formazione mugellana, sta attaccando con insistenza negli ultimi secondi, cross di Mazzolli, in area di rigore, colpo di testa di Berti, la parata di D'Ambrosio. Buon momento direi adesso della Fortis che sta reagendo alle difficoltà iniziali. Due parate nei giro di due minuti da parte di D'Ambrosio che ha detto no per due volte a Betti, salvandosi in calcio d'angolo, ma sta crescendo la capolista. Calcio d'angolo sul primo palo, la palla in area di rigore, si accende una mischia, poi Lenzini viene rubato il pallone da Merciai, c'è il fallo proprio su Merciai, in gioco pericoloso da parte di Lenzini e quindi punizione a favore dell'Antella che adesso può respirare dopo questi 5 minuti in apnea in cui la Fortis ha pigiato forte sull'acceleratore e ha messo in difficoltà la difesa bianco-blu. Betti per due volte vicino al gol. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, sempre 0-0 come vedete in sovraimpressione grazie al nostro regista Paolo Innocenti. Rinvio di D'Ambrosio. Scivola Mazzolli, il pallone diventa buono per Posarelli che va a toccare per Rontini, spinge sulla fascia sinistra Rontini, lo chiude però Vitale con puntualità. Torna a dare una mano anche Iarrusso in fase difensiva, resta solo Betti davanti per la Fortis. Fallo laterale che verrà battuto da Andrea Dolfi, terzino sinistro del 94 della formazione di casa, che è una gittata particolarmente lunga, di fatto un cross, eccolo qua, palla che spiove a centro area, cerca di metterlo fuori Gurioli e ci riesce, poi il colpo di testa è intanto da Betti, forse fallo su di lui a parte di Semplice, direi di sì, arriva il fischio da parte del direttore di gara che assegna quindi punizione a favore della formazione mugellana. Rosa per Gurioli. La Rosa, il tocco morbido verso Iarrusso, pallone non semplice, Iarrusso cerca di rubarlo a Mignani senza successo, poi Gurioli, quindi Serotti cerca di prolungare verso Betti, l'anticipo della difesa dell'Antella è efficace, quindi Vitale alza la testa con calma, appoggia a Mazzolli, il tocco verso Serotti, molto buono, duettano sulla fascia destra i giocatori della Forza, Mazzolli si butta dentro, cerca di entrare in area di rigore, il cross di Mazzolli, la palla potrebbe essere buona, attenzione una mischia, va. Betti si appoggia a Innocenti che non è sul piede preferito, cerca di portarselo sul destro, il tiro non è granché. Il pallone di Betti era interessante ma era per così dire sul piede sbagliato da parte di Innocenti che è un destro puro. Mi sarei dovuto portare sul destro, ma mai aveva un po' perso lo slancio per la conclusione. Ma è una Fortis che in avanti adesso sta crescendo, sta
riuscendo a essere più pericolosa rispetto ai primi minuti di gioco. Rilancio lungo di D'Ambrosio, la ricerca ancora di Tacconi che va su tutti i palloni alti dell'Antella. Quel tocco di Bilai verso Posarelli che però aveva accorciato la posizione. Pallone per Betti, anticipo netto di Banoi. Si rifugia in fallo laterale poi l'Antella. Lenzini, ancora Mazzolli. Cross in area di rigore sbagliato da parte di Mazzolli. Mazzolli che è schierato nella posizione di quinto di centrocampo, ha sicuramente più libertà nello spingere, meno compiti difensivi rispetto al solito, visto che di solito è il terzino destro di una difesa a 4. Quest'oggi invece la Fortis ha scelto, come detto, in apertura la difesa a 5. Fallo laterale a favore dell'Antella. Dolfi tocca per Merciai, quindi Rontini. Mazzolli in anticipo, si arrabbia Lari che poi serve il pallone ai propri giocatori. Pallone lungo ancora in area di rigore, cerca di Tacconi, colpo di testa di Gurioli, poi quello di Lenzini che forse involontariamente mette in calcio d'angolo. Sarà comunque il quarto corner della partita per la formazione antellina, che sicuramente non sta pensando di difendersi ma sta provando tutte le proprie vie offensive per cercare il gol del vantaggio. Merciai sul primo palo, colpo di testa intanto da Rontini direttamente sul fondo. Gran mucchio lì sul primo palo su questo calcio d'angolo. La Fortis stavolta si è difesa bene. Vitale, un altro ex Scandicci della formazione bianco-verde, l'altro come detto è Iarrusso e Betti, dei giocatori che hanno un passato nella formazione scandicese. Gurioli, di fatto il primo impostatore di gioco della Fortis quest'oggi nel ruolo di centrale di difesa. Betti per Serotti che incespica sul pallone, perde l'attimo, costretto a indietreggiare, poi alza la testa, prova a cambiare gioco dalla parte opposta dove c'è l'altro borghigiano Doc, Michele Fusi, che recupera il pallone, il suo cross di sinistro sbagliato però potrebbe essere buono per Serotti che rimette al volo dentro. Betti la rovesciata, interessante e coraggiosa ma senza successo. Azione orchestrata da due dei borghigiani Doc di questa Fortis Juventus 2017-2018, vale a dire Fusi e Serotti, cioè capitano e vice capitano fra l'altro della formazione appunto bianco-verde. Fortis che mai come quest'anno presenta nel proprio organico giocatori mugellani dal pedigree puro, per così dire, appunto, oltre a Serotti e Fusi. Troviamo Gurioli, oltre a Elia Guidotti, che quest'oggi, come detto in apertura di telecronaca, non c'è per squalifica. Tutti giocatori borghigiani e quasi tutti, anche fra l'altro, espressione del settore giovanile bianco-verde, sia pure in tempi e modi diversi. Sicuramente una delle forze quest'anno della Fortis Juventus, proprio questo anche attaccamento da parte dei giocatori alla maglia, ai colori sociali. Fallo laterale intanto che sarà battuto da Mazzolli. Serve Gurioli, adesso la partita la sta facendo la Fortis dopo i primi 10-15 minuti in cui l'Antella ha sicuramente fatto vedere le cose migliori e più interessanti. Adesso invece è la Fortis ad aver preso in mano le redini del gioco e si è fatta pericolosa due volte con Betti in entrambe le occasioni. È stato molto bravo Elia D'Ambrosio a mettere il pallone in calcio d'angolo. La Rosa sulla sinistra per Innocenti, pallone che torna dietro proprio per la Rosa, ancora la Rosa sul lungolinea come testa di Berti, arriva Betti a difendere il pallone, lo tocca bene per Innocenti. Innocenti punta il primo giocatore, punta pure il secondo, lo salta, poi va via in slalom, si appoggia a Lenzini in suo destro, la palla che rimbalza probabilmente male, anzi sicuramente la palla che ha avuto un rimbalzo felicissimo sul terreno di gioco. Pallone che è scivolato sull'esterno del piede da parte di Lenzini, Lenzini che dopo essere rientrato dall'infortunio subito a Bucine
la frattura della gamba, è rientrato nelle ultime tre partite, ha segnato 3 gol. Con Jolly Montemurlo, Sestese e Bucinese. Tanto forse fallo, l'arbitro fa giocare. Poi Posarelli si appoggia a Merciai. Gli tocca Rontini, gioca bene adesso però l'Antella quando è in possesso del pallone. Ancora Merciai nello stretto, prova l'imbucata verso Rontini, lo ferma tutto Mazzolli. Poi Lenzini Vitale Gurioli. Con calma la Fortis prova a tessere la propria trama. Lungo lancio di La Rosa. Fusi va in pressione, poi Berti sbaglia il rinvio, guadagna quindi fallo laterale in zona d'attacco la formazione ospite. Fusi, Lenzini, ancora Fusi, tocco per Innocenti. Si appoggia alla Rosa. Non c'è pressing adesso da parte dell'Antella, un po' calata il furore agonistico della formazione di Stefano Alari. Trova spazio Fusi a sinistra, il cross è buono, in area di rigore non ci sono però giocatori da Fortis in quella zona del campo. Poi Serotti di testa prova a far ripartire subito Mazzolli, ancora per Serotti, aggancia bene Serotti che poi scivola però proprio nel momento dell'ingresso in area di rigore. Era una buona giocata questa della Fortis, poi la chiusura di Lenzini fallosa che gli costerà sicuramente il primo cartellino giallo della partita per il centrocampista della Fortis Cosimo Lenzini. Munizione fra l'altro pesante perché Lenzini, se non ricordo male, era diffidato e quindi salterà il match di domenica prossima, che la Fortis Juventus giocherà in casa contro la Lastrigiana. Fortis che è già proiettata anche mentalmente al big match che ci sarà fra 2 settimane ad Agliana, fra Aglianese appunto e Fortis Juventus, match che sicuramente dirà molto sul proseguo del campionato, se non sarà decisivo, poco ci mancherà sicuramente visto l'equilibrio che regna in questo girone B di eccellenza, mai come quest'anno equilibrato. Tanto ancora un corner per l'Antella, il quinto della partita. Sulla palla ancora Merciai. Grande traffico, in area di rigore, il pallone che potrebbe essere buono, mette colpo di testa di Berti, alto, dopo la spizzata di Betti sul primo palo, il colpo di testa di Berti. Due giocatori quasi omonimi, Berti con la R, numero 2 dell'Antella e difensore, Betti, doppia T, attaccante della Fortis Juventus con la maglia numero 9. Ex Valdarno, tornato a Borgo San Lorenzo dopo essere stato a Borgo nella seconda parte di stagione del 2016-2017. Tanto rinvio sbagliato a parte di Biagiotti, direttamente in fallo laterale. Può ripartire proprio Berti. Si era proposto semplici. Invece pallone per Posarelli che non riesce a deviare, poi Betti di testa gira bene verso Iarrusso, ancora Iarrusso, arriva il contropiede della Fortis con Serotti, c'è la sovrapposizione di Mazzolli, viene servito puntualmente il cross di Mazzolli e la parata di D'Ambrosio, alla fine né un tiro né un cross quello di Mazzolli, la parata di D'Ambrosio senza eccessive difficoltà, buon contropiede della Fortis, è mancato proprio l'ultimo passaggio. Fortis che ha provato a cogliere di sorpresa la difesa dell'Antella che gioco forza non era piazzata bene visto che veniva da un calcio d'angolo a favore. Tanto Serotti di testa, Innocenti, addomestica bene il pallone con il destro come suo solito, lo appoggia a Fusi che poi però sbaglia il tocco, anche lui probabilmente per il terreno di gioco non è facile giocare su un campo non perfetto come questo qua dell'Antella. Gurioli, l'anticipo netto su Rontini. Palla che arriva dalle parti di Stefano Calderini, lo vedete allenatore, anche lui ex Scandicci, tornando al discorso precedente, anche se di esperienza alle spalle Calderini ormai ne ha tante, a cominciare ovviamente da quelle con la Sestese, con la quale con il settore giovanile ha vinto anche uno scudetto italiano.
e poi esperienze a Fiesole, dove vinse il campionato proprio dopo un lungo duello nel 2012 con la Fortis Juventus di allora Vitaliano Bonuccelli. Era la Fortis Juventus di Brega Iacona. Palo laterale intanto viene lasciato a Mazzolli, fa servire Vitale. Gurioli alza la testa, prova un altro cross, idea non eccellente quella del difensore della Fortis Juventus. Palo laterale lungo, verso Tacconi che ancora spizza. C'è però Gurioli in anticipo, va a servire Biagiotti, prova il pressing Bilai. Biagiotti si tattarda un po' con il pallone, rischia grosso. Poi Vitale, si arrabbia Calderini verso il proprio portiere, che evidentemente non se l'è sentita di calciare subito proprio per la gibbosità del terreno di gioco, che come abbiamo detto mette spesso in difficoltà i giocatori, ovviamente sia dell'una che dell'altra squadra. Tanto recupera un buon pallone Merciai, Rontini, il cross in area di rigore, non ci sono però giocatori dell'Antella, può ripartire la Fortis con Innocenti, il fallo brutto di Semplici, cartellino giallo in arrivo anche per il numero 8 dell'Antella che ferma un nascente contropiede. Eccolo qui il cartellino giallo per il figlio dell'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, vale a dire appunto Filippo Semplici, arrivato in stagione in corso dal Porta Romana, dove aveva giocato nella girone d'andata, è arrivato a rinforzare il reparto di linea mediana dell'Antella. Questa è la settima presenza in maglia bianco-blu per Semplici. Gurioli, tocca a Vitale. Adesso è chiusa nella propria metà campo l'Antella a difesa dello 0-0. Servizio in area di rigore per Betti che gira verso Iarrusso, il colpo di testa però preciso e puntuale in fase difensiva di Mignani, che regala calcio d'angolo ma evita guai peggiori. Terzo corner per la formazione borghigiana. Alla battuta Innocenti col suo destro a uscire. È arrivato in area di rigore anche La Rosa, attenzione al colpo di testa di La Rosa, il pallone però è basso, Mazzolli prova addirittura a calciare, c'è la respinta di Merciai, poi in anticipo Vitale che non rischia, calcia lontano. Ma davvero sempre su tutti i palloni Matteo Merciai, giocatore davvero dal fiato inesauribile. Come detto, sicuramente una delle note più liete del campionato antellino è proprio il rendimento del centrocampista. Oggi chiamato a giocare più da centrocampista centrale rispetto al solito, vista l'assenza di Galli, ma un giocatore che può giocare praticamente in tutti i ruoli della linea mediana. Eccolo qui, ancora in possesso del pallone, va via sull'auto di sinistra, va a servire Rontini sulla corsa. L'uscita di Biagiotti, che non è necessaria poi perché il pallone sfila fino in fallo di fondo. E al 37esimo minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 fra Antella e Fortis Juventus. Intanto a vedere i risultati delle altre partite, ce la segnala solo per ora il vantaggio della Baldaccio sulla Castiglionese, poi tutti i pareggi con l'Aglianese che era andato subito in vantaggio con la Zenit con gol di De Gori, pareggio immediato di Silva Reis, quindi pareggiano le tre grandi per così dire, Fortis, Porta Romana e Aglianese appunto, con Porta Romana che quest'oggi delle tre è forse quello chiamato al match più complicato, visto che gioca il Piero Torrini di Sesto Fiorentino contro la quinta in classifica, dove peraltro ha giocato due settimane fa la Fortis strappando un prezioso 2-2 in rimonta. Vitale, tocca per Mazzolli, Cesserotti che richiama il pallone, crocchi servito, tocca per Innocenti, quindi Mazzolli. Ci sono due giocatori su di lui, arriva Lenzini in suo supporto, Mazzolli va subito al cross verso l'area di rigore senza esito, però
Uscita sicura e tranquilla da parte di Elia D'Ambrosio. Uno dei 5 portieri fin qui schierati dall'Antella in campionato. Gli altri sono Cantini, Tommaso che ormai non c'è più, Guarandi, Magnelli, anche lui passato al Grassina, e Montagnani. Tanto pallone in area di rigore per Iarrusso, si appoggia a Serotti, alza la testa a Serotti, prova a cercare Betti, pallone troppo alto, c'è Fusi a caccia della sfera, anticipa Berti che poi riesce a toccargli anche il pallone, mette comunque in fallo laterale. Fallo laterale battuto velocemente da parte della formazione ospite, Gurioli, sporta il pallone su destro, pensa addirittura al tiro ed è un'idea pessima. Perché il pallone spiove molto molto alto. A metà fra lo stile del rugby e lo stile del football americano, pallone che spiove altissimo oltre la linea della trasversale. Rilancio stavolta di D'Ambrosio. Poi testa di Vitale che si appoggia un po' all'avversario, non c'è fallo, il direttore di gara finora ha arbitrato in maniera molto inglese, non fischiando i mezzi contatti, fischiando del resto molto poco in questo primo tempo del resto anche molto corretto. Quarantesimo minuto di gioco in questo istante, 5 minuti al termine di una prima frazione che ha visto all'inizio un'Antella vicinissima al gol in due occasioni, poi la Fortis crescere ed essere pericolosa con Betti in altrettante occasioni. Fallo laterale a favore della formazione che veste il completo verde, colori sociali bianco e verde della formazione borghigiana. Formazione più che centenaria, visto che nel suo 109 anno di vita. Serotti perde il pallone in maniera grave, lo ruba Merciai che però poi è solo, deve attendere i compagni, non aveva sostegno, però attende bene il suggerimento di Dolph che va a cercare sul secondo palo Tacconi che cerca il controllo al volo di un pallone non facile, ma la ripartenza dell'Antella rischiava di essere ancora una volta letale. Grave l'errore di Elia Serotti in fase di impostazione, per sua fortuna la Fortis non ha pagato dazio. Adesso però deve uscire da una situazione complicata la formazione di Stefano Calderini. Fallo laterale che sarà battuto da Fusi per Innocenti, ancora Fusi, quindi la rosa di prima, c'è Betti che viene anticipato da Semplici, poi rinvio di Lenzini. Adesso la Fortis riesce a liberare la propria zona difensiva, il colpo di testa poi direttamente in fallo laterale da parte di Banoi. Forza ragazzi! Laterale che sarà battuto da Capitan Fusi. Serotti prova a rifarsi dell'errore precedente, va a servire Mazzolli, va in sovrapposizione Serotti, tocco invece sbagliato per, teoricamente per Lenzini, ma ruba tutto Posarelli che poi però si fa a sua volta rubare il pallone. Si arrabbia Lari per l'errore del proprio centravanti. Con la difesa dell'Antella, recuperare questo pallone. Rinvio di Rontini, che in questi ultimi minuti si è invertito nella posizione con Bilai. Bilai che è diventato ala sinistra e Rontini alla destra nel 4-2-3-1, se vogliamo chiamarlo così, da parte di Stefano Alari. Fallo laterale che sarà battuto da Berti. Rilancio lungo da parte di Berti, si va a cercare Posarelli che prova a far da sponda verso Rontini, l'anticipo di Gurioli che bada al sodo, mette il pallone direttamente in tribuna. Stiamo entrando negli ultimi 2 minuti di gioco, 43 minuti di gioco nella prima frazione, sempre 0-0 fra Fortis Juventus e Antella, qui al comunale dell'Antella. Intanto mette il pallone in fallo laterale Innocenti, fallo laterale è per l'Antella, resta a terra il giocatore con la maglia numero 10 della Fortis, continua a giocare l'Antella. Sinistro poi cercato da Adolfi, potrebbe diventare buono per un compagno, mette in fallo laterale la rosa. Adesso il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni di Innocenti, colpito al volto in maniera fortuita direi nell'azione precedente.
Tanto credo un po' di sangue forse addirittura sul volto di Innocenti, che è costretto momentaneamente ad abbandonare il terreno di gioco. Fortis che rischia di chiudere in 10 il primo tempo. Il primo tempo che, come detto, sta per concludersi visto che siamo all'inizio del 44esimo minuto di gioco. Fallo laterale a favore dell'Antella sulla palla Lapo Berti. Teniamo il fischio di Nigro di Prato, che arriva in questo momento. Eccolo qua, la rimessa in gioco del numero 2 dell'Antella. Palla in area di rigore, Biagiotti però fa sua la sfera, c'era forse un fallo da parte di Tacconi, l'arbitro non l'ha visto. Rinvia la parte di Biagiotti, va a cercare il colpo di testa Betti, lo anticipa però nettamente Banoi. Poi Lenzini, potrebbe essere l'ultimo attacco della Fortis con Serotti. Fortis, come detto, in 10 uomini perché è sempre fuori Innocenti. Serotti in posizione di ala destra, cerca il cross per Iarrusso che provava a girare verso Betti senza successo. Poi l'anticipo di Gurioli. Innocenti tanto sembra aver riguadagnato tutte le proprie facoltà fisiche per poter tornare a giocare. Fortis però ancora in 10, colpo di testa di Vitale, non ci sono giocatori della Fortis lì nella terra di nessuno. Poi Lenzini a caccia della sfera, commette fallo però Lenzini, poi il direttore di gara vuole andare a controllare la situazione. Eccolo qua, il primissimo piano del direttore di gara che controlla appunto l'arbitro. Intanto assegna 2 minuti di recupero a controllare appunto il volto di Innocenti, che è abile e arruolato e può quindi tornare a giocare. Si chiuderà quindi in 11 contro 11, punizione a favore dell'Antella sulla palla Mignani, palla in area di rigore, colpo di testa di Vitale, poi libera tutto Mazzolli, si va a cercare ancora una volta Betti che adesso non ha pressione, si appoggia a Serotti, di prima lungo lancio verso Iarrusso, pallone però diventa un campanile difficilmente controllabile. La Rosa sulla seconda palla a cercare di sostenere l'azione offensiva della Fortis, Innocenti come sempre va via in slalom molto bene, poi apre sulla fascia destra verso Serotti, va a puntare Bilai, cerca lo spazio per il cross, Serotti non lo trova, tocca comunque per Mazzolli, cross basso, pallone che poteva diventare buono per Betti, poi D'Ambrosio combina una mezza frittata e regala calcio d'angolo alla Fortis Juventus al 46esimo minuto di gioco. Potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo. Sulla palla Elia Serotti. In area rigore arrivano anche Gurioli e La Rosa, muove le torri la Fortis Juventus con i due saltatori. Calcio d'angolo battuto malissimo in maniera orrenda da parte di Serotti, poi il destro cercato da Gurioli, non è certo il pezzo forte del suo repertorio. Tiro comunque non era male, comunque alto, di almeno un metro sopra la traversa di D'Ambrosio. Ci avviciniamo quindi al duplice fischio di Nigro di Prato che chiuderà prevedibilmente il primo tempo sul risultato di 0-0. Primo tempo bello, specialmente nei primi 25 minuti. Abbiamo visto tante occasioni da rete. Le più importanti, 2 per l'Antella con 2 paratissime di Biagiotti e 2 per la Fortis Juventus con Betti. Serotti prova ancora a spingere in questi istanti finali di frazione la Fortis con Fusi, che guadagna fallo laterale ma non c'è più tempo perché finisce adesso la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0 all'Antella, fra Antella e Fortis Juventus. Linea che può tornare alla regia, ci sentiamo per la ripresa.